Una volta l'anno è lecito impazzire, magari senza esagerare. Largo dunque a tavole imbandite, a brindisi, sorrisi e banchetti in cui si mescolano tradizione culinaria e novità. Ma quali sono i piatti tipici delle feste di fine anno? Antipasti, capitone, prosciutto, roba buona. Quello che più va qui a Roma è l'abbacchio e poi capponi, polli ripieni, faraone. Le spigole, le orate, poi comunque c'è la frittura mista che è classica, calamari, gamberi, merluzzi, poi vongole, questo è il pesce. Ananas, melone invernali, macedonie, e fanno la zucca svuotata con dentro il minestrone, i fagioli, tutte queste cose particolari per, diciamo, abbellire un po' la tavola. Il panettone, quello classico, è pandoro ovviamente, poi ci sono i tronchetti natalizi per l'ultimo dell'anno che sono tipici di questo periodo, gli struffoli. Gli italiani amano la tradizione, scelgono cibi nostrani di qualità e i dolci tipici del Natale. E nonostante qualche sacrificio in più, anche a tavola, le famiglie non rinunceranno all'allegria e alla buona cucina. Pancia mia, fatti capanna.